Salve a tutte ragazze e ragazzi, allora benvenute o bentrovate in un nuovo mio video. Io sono Ida e oggi vi farò vedere, poiché ho acquistato il mascara, questo di Flormar, ve lo faccio vedere, questo qui. Ed è il Preacher's Curl, credo di averlo detto bene in inglese, mascara, eccolo qua. Quello che ha messo, ha ideato, insomma, Marta Cerreto, qui su YouTube la trovate come Sweet Beauty, ma è insomma famosissima, una YouTuber famosissima, anche su Instagram la trovate. Insomma, questo mascara, poiché ha collaborato con Flormar, l'ha messo, l'ha ideato e l'ha messo, l'ha inserito in un suo kit. Questo mascara già esisteva, insomma, nella linea di Flormar, però ecco, lei ha scelto, insomma, dei prodotti con i quali si è trovata bene e li ha messi, li ha inseriti in un kit. Io non ho comprato, non ho acquistato tutto il kit, ma ho acquistato questo mascara proprio perché volevo provarlo e altri due prodottini che però non sono nel suo kit, ma sono due rossetti sempre di Flormar, questi qui, ma di questi insomma ve ne parlerò in un altro video, sono molto molto carini. E niente, vado. Allora, questo mascara l'ho acquistato, ecco, sul catalogo Stenom. Non so se conoscete, ma credo di sì, perché è famosissimo questo, insomma, questa linea di prodotti per la casa Stenom e non solo. È presente nel catalogo Stenom, quindi per chi fosse interessata e non ha, insomma, a disposizione appunto un negozio fisico che rivende Flormar, vi segnalo che Stenom credo che collabori, non lo so, credo di sì, con Flormar, quindi è presente nel suo catalogo, nel catalogo Stenom, con altri prodotti Flormar, non so se sono tutti o se ce ne sono alcuni. Io, poiché ecco, e questo mascara volevo provarlo perché l'ha inserito lei nel suo kit. Insomma, ho deciso di acquistarlo e adesso lo andremo a provare insieme. Allora, ragazze, vi ho avvicinate un po' e per farvi vedere insomma l'effetto del mascara e nella sua applicazione. Allora, ho piegato leggermente le ciglia con il piegaciglia e adesso vado a applicare il mascara. Allora, a questo scovolino qui, non è qui di quelli in silicone, ma non lo so, io ma mi piacciono più quelli in silicone. Vedremo l'applicatore, insomma, come si comporta. Allora, vi dico subito quello che c'è scritto proprio sul pack. C'è scritto in inglese, ma spero di tradurlo bene in italiano, che ha una texture cremosa e un effetto dramatic sulle ciglia. E intenso, quindi vedremo se è questo l'effetto che farà su di me. Allora, io già l'ho provato qualche volta, non lo so, sì, la texture mi sembra cremosa, però già mi sembra un pochino secco. Adesso vedremo. Se vi ho avvicinate ancora di più e vi faccio vedere
insomma, l'effetto con una sola passata ed è questo. Certo che io non ho le stesse ciglia bellissime di Marta, perché lei ce le ha lunghissime, però insomma mi sembra che con la prima passata le abbia già volumizzate, non allungate, ma volumizzate. Adesso faccio, provo a fare un'altra passata. Allora ragazzi, questo è l'effetto finale, qua non l'ho ancora applicato, quindi insomma, si può vedere la differenza. Questo, scusate, questo è l'effetto finale con tre passate. Non sono andata oltre perché insomma mi sembrava che poi si appiccicassero insomma, le ciglia tra di loro, quindi mi sono fermata a tre passate, però questo è l'effetto. Non le ha tanto allungate, ma più che altro trovo che le abbia volumizzate proprio dalla radice, vedete? Le abbia molto molto volumizzate dalla radice, non allungate. Non ho purtroppo le ciglia così lunghe come Marta, però trovo che le abbia molto molto volumizzate, vedete, proprio dalla radice si può vedere che le ha volumizzate. La texture si rimane bella cremosa, cioè se le tocco sono morbide, non si induriscono, non ha una texture dura il mascara e insomma questo mi piace perché così appunto si va anche a struccare meglio, non rischiando di tirare proprio le ciglia. Allora ragazzi, questo è l'effetto finale su tutti e due occhi. A me piace moltissimo, vi faccio anche uno zoom così potete vedere meglio. Le ha volumizzate tantissimo, ragazze. Mi piace tantissimo, davvero, davvero, davvero. Vi faccio vedere nel frattempo perché l'ho trovato proprio sul. Ecco qui, questo è adesso fa un po' di riflesso, ecco qui, ma è dal sito della Stenom, cioè vedete proprio che c'è scritto Stenom, l'ho cercato proprio qui e costa adesso in offerta a 12,90 euro. Di solito costa 17,90 euro, adesso lo trovate in sconto. Ve lo segnalo a 12,90 euro. Certo, 17,90 euro non li spenderei, ma 12,90 euro in offerta l'ho preso. E non so il kit, tutto il kit quanto costi, quello proprio ideato da Marta Cerreto. So che c'è il mascara sicuramente perché l'ho voluto provare. Poi so che c'è un rossetto liquido, un blush, un bronzer se non sbaglio, e non so, non ricordo più cos'altro. Però insomma il mascara, vi devo dire la verità, mi è piaciuto.
fa effetto, un effetto drammatico, quello che piace a me. Certo, se avessi avuto delle ciglia come Marta Cerreto sarebbe stato tutto più facile. Si sarebbe visto molto molto meglio, però insomma anche sulle mie ciglia non mi dispiace. Ho acquistato, come vi ho detto, anche due rossetti, sempre di Flormar, ma questi ve li faccio vedere in un altro video. E niente ragazze, spero che questo video... E vi ho fatto vedere proprio praticamente l'applicazione di questo mascara, Curl Mascara, credo che si legga così, di Flormar. Niente, se non siete ancora iscritte al mio canale, vi invito a iscrivervi, il tasto è qui sotto, il rosso è sempre gratuito, ma soprattutto di attivare la campanella, per non perdere tutti i miei prossimi video. Vi invito a seguirmi sui miei social, Instagram mi trovate come Shanti Beauty, su YouTube, qui su YouTube mi trovate come Shanti's Channel, su Facebook mi trovate come Shanti's Channel, ve li metto qui. E niente, spero vi sia piaciuto il video, mi raccomando, lasciate un bel like se il video vi è piaciuto e fatemi sapere sotto nei commenti se l'effetto del mascara su di me vi è piaciuto, se avete intenzione di acquistarlo o se l'avete già acquistato e insomma mi date una vostra recensione. Niente, io vi saluto, un bacione e al prossimo, ciao!